esco un giorno sì e un giorno no da prima dell'anno, che coincide con il passaggio dalla forestale al corpo dei carabinieri. Cosa sta succedendo? Ma sì, sembra fatta apposta. Abbiamo fatto più interventi nell'inizio dell'anno che in quasi 13 anni di questi ultimi 13 anni, questo lo dice lunga. Purtroppo stiamo uscendo con regolarità, come facevi presente tu Tommy, su delle situazioni abbastanza importanti, l'ultima quella di Rollo e Capo Mimosa, che siamo appena rientrati dopo da stamattina fino dalle 11 di stamattina fino adesso a cercare di domare le fiamme, ma che adesso sono sotto controllo. Come funziona il vostro corpo? Ma noi siamo un gruppo volontari di antincendio boschivo e protezione civile. Noi veniamo attivati dalla sala operativa regionale, che a oggi è passata anch'essa sotto il comando dei vigili del fuoco, che ci attivano in caso di incendi boschivi. Siamo 40 volontari che cerchiamo di turnare in base anche a esigenze lavorative, no, per prestare servizio e essere a disposizione dei vigili del fuoco che coordinano gli incendi boschivi per poter così spegnerli, bonificarli e rimettere in sicurezza la zona. Come funzionano le chiamate? Le chiamate normalmente avvengono, diciamo di prassi dovrebbero arrivare direttamente dalla sala operativa al nostro numero reperibile oppure al mio numero in qualità di responsabile della squadra IB di Andorra, ma il più delle volte sono i cittadini che chiamano il nostro numero reperibile per avvisarci della problematica e noi di conseguenza avvisiamo la sala operativa, da lì abbiamo l'ok per intervenire. In questo momento è arrivata una chiamata, cosa succede? Sì, proprio in questo momento ci hanno avvisato di un principio di incendio sotto la ferrovia vecchia, vecchio tracciato della ferrovia, per capirci dove è deragliato il treno nel 2014. Possiamo vedere sulla cartina? Sì, certo, adesso il mio collega che è il tecnico vi farà vedere in che zona siamo. Adesso stiamo valutando e verificando se è attendibile la telefonata, dopodiché andremo a intervenire se è necessario, ripeto appunto avvisando di nuovo la sala operativa. Quindi vedete che appena rientriamo non c'è tempo neanche di cambiarsi, io sono ancora a metà, quindi probabilmente rimetteremo l'altra metà di divisa e si torna ad operare. Sì, sì, poi eventualmente ci aggiorniamo, Flavio. Grazie, ciao, ciao, ciao. In questo momento è arrivata una chiamata di un cittadino che mi ha segnalato. Sì, allora, in poche parole, nella passeggiata di Ponente, in direzione verso la Conca Verde, c'è un principio di incendio che sta rapidamente salendo sopra la ferrovia e quindi sulla pineta che c'è immediatamente sopra, ovvero questa zona qua. Questa è la zona della rotondina, ovvero l'ultima zona di... La telefonata è attendibile, è stata verificata, cosa succede? Verificata assolutamente, quindi il principio di incendio è attualmente in corso e sta salendo rapidamente, ovviamente aiutato anche sempre dal forte vento. Cosa succede in questo momento? Parte una squadra? In questo momento adesso riorganizziamo un'altra squadra e andremo a intervenire.